Questa mattina, cari amici, intendo leggervi alcune interessanti e importanti considerazioni che Silver Birch fece in una serie di sedute, in seguito a un fatto che all'epoca colpì moltissimo l'opinione pubblica inglese. Questo fatto riguardava 25 teologi che avevano esaminato il credo della Chiesa inglese per 15 anni, nella speranza di arrivare a una certa conformità di queste credenze dentro la Chiesa. E dopo questa tempesta di cervelli che lavorarono per 15 anni, essi pubblicarono il loro rapporto dal titolo La dottrina nella Chiesa d'Inghilterra nel 1938. A Silver Birch fu chiesto di fare i suoi commenti. E allora a noi interessano moltissimo questi commenti, perché ovviamente possono essere applicati a qualunque religione, a qualunque credo, a qualunque fede inventata a tavolino dagli uomini di questo mondo. Allora, innanzitutto Silver Birch dice queste parole: la verità viene capita più facilmente quando diventate come bambini piccoli e permettete alle vostre menti di liberarsi dai concetti sbagliati che vengono dagli sbagli del passato. La verità viene quando, come un piccolo bambino, cercate con semplicità, col desiderio di non stabilire un nuovo credo o una dottrina, ma semplicemente di trovare ciò che è vero, nonostante quanto possa essere grande il sacrificio coinvolto. Coloro che hanno promesso lealtà a certi insegnamenti non sono nella migliore posizione di trovare la verità, perché delle volte l'anima combatte duramente fra l'ubbidienza a quello che ha giurato di credere e quello a cui la propria mente si impegna di dare soddisfazione. Un altro tema trattato è quello della resurrezione. Il concetto era questo: si dice la resurrezione di Gesù è un atto di Dio del tutto unico nella storia umana. Questo era scritto in quel rapporto ed è anche un credo che appartiene, possiamo dire, anche alla religione cattolica. E così risponde Silver Birch: vi ci sono voluti 15 anni per arrivare a questa conclusione? È ovvio che si rivolge a quei teologi di cui vi ho parlato, e continua: come è vero che quelli che tradiscono il Nazareno sono proprio quelli che si dicono cristiani. La resurrezione fa parte della legge della vita. La resurrezione avviene con ogni anima quando risorge dal corpo della materia nel momento del trapasso. La resurrezione non appartiene ad un essere umano soltanto, appartiene a tutti i figli del grande spirito, perché ognuno a sua volta attraverserà il portone della morte, lasciando indietro il corpo della materia e iniziando una nuova vita nel livello dello spirito, con un corpo spirituale che si è preparato tutto il tempo. Il Nazareno non ha fatto niente in contrasto alla legge naturale. Lui è venuto per compiere la legge e tutte le sue azioni, i suoi insegnamenti erano parte della legge. Non diceva forse lui: tutte queste cose, perfino più grandi, le farete anche voi? Se elevate il Nazareno in un posto talmente remoto e inaccessibile, negli alti dei cieli, che nessun figlio del grande spirito lo possa raggiungere, allora avete distrutto il valore della sua missione, perché l'essenza della vita del Nazareno era di dimostrare ciò che poteva essere adempiuto da tutti i figli del grande spirito, se soltanto permettessero alla pienezza del grande spirito di rivelarsi dentro le loro vite.
E quando è passato al mondo dello spirito, lui è ritornato come tanti sono ritornati prima di lui e come migliaia innumerabili sono tornati da allora. Non c'è niente di unico nell'universo perché le leggi del grande spirito sono sempre in funzione e il solo fatto che qualcosa sia successo è la prova dell'esistenza della stessa legge. Altra osservazione che fa Silver Birch è sul battesimo. E dice così, questo era scritto sempre nel rapporto di quei teologi. Il battesimo, anche il battesimo dei bambini piccoli, è un mezzo di liberazione dalla dominazione delle influenze che predispongono al peccato. Nella vita di un santo non battezzato c'è un difetto. Questo lo avevano scritto i teologi, e così dice invece Silver Birch. Nessun sacerdote possiede la potenza della magia, di fare dell'acqua qualsiasi altro che non sia acqua. Il fatto che un sacerdote prenda dell'acqua e la cosparga sulla fronte di un bambino non fa nulla che possa influenzare la vita di questo bambino nel vostro mondo né nel nostro. Queste goccioline d'acqua erano goccioline d'acqua prima e sono goccioline d'acqua dopo. Il sacerdote non ha la potenza di cambiare i costituenti chimici e di farli essere qualche cosa che sia contrario alla legge. L'anima non è influenzata dal battesimo perché nessuno ha il potere di evolvere l'anima vostra per voi. Questa è una cosa che dovete fare per conto vostro, attraverso la qualità della vita che vivete nel mondo della materia. Gli effetti delle vostre azioni non possono essere tolti da qualcun altro, ma soltanto attraverso la compensazione che fate e la punizione che voi dovete soffrire. La santità non ha niente a che vedere col battesimo. La santità consiste nel permettere al grande spirito di esprimersi e illuminare attraverso la vostra vita, in modo che possiate ottenere nelle vostre vite di ogni giorno più perfezione possibile mentre vi trovate nel mondo della materia. Altra osservazione scritta nel rapporto dei teologi che dice così: Dio potrebbe fare dei miracoli se lo volesse, ma la commissione è divisa se eventi miracolosi occorrano o meno. Risposta di Silver Birch: sarebbero stati più sicuri se avessero discusso per altri 15 anni? Che spettacolo pietoso! I ciechi conducono i ciechi. Ecco i vostri maestri e non sono in grado di dirvi se queste cose accadono. Non ci sono miracoli, non ci sono mai stati, non ci saranno miracoli. Il grande spirito è il grande spirito e le leggi del grande spirito sono perfette nel loro operato. Sono state concepite dalla perfezione. Se il grande spirito dovesse sospendere le leggi che la perfezione ha creato, ne risulterebbe il caos. Se il grande spirito dovesse interferire con lo schema della creazione per prevedere gli eventi che lui non ha previsto, allora il grande spirito smetterebbe di essere la perfezione. Il grande spirito diventa imperfetto. Se il grande spirito dovesse fare un miracolo per conferire favori su certuni, allora il grande spirito sarebbe una divinità parziale e non lo spirito infinito di ogni vita. Quanto sminuiscono il grande spirito con le loro piccole concezioni. Siccome ignorano queste leggi superiori, siccome non conoscono la forza dello spirito, siccome loro stessi non sono stati toccati dalla forza che viene dal nostro regno, loro non possono capire questi avvenimenti che accadono attraverso i medium. Siccome pensano che gli eventi nei giorni del Nazareno si contraddicano con ciò che è conosciuto oggi attraverso le leggi fisiche, sono costretti a considerarli miracoli. Eppure se loro capissero il funzionamento delle leggi dello spirito, vedrebbero che il grande spirito è lo stesso ieri, oggi e per sempre e che la sua potenza è valida e utilizzabile per ognuno che usa ed esercita i suoi doni nelle proprie vite. Altra considerazione tratta da quel famoso rapporto.
che dice così: un miracolo si avviene, non è una violazione dell'ordine, ma esprime lo scopo di Dio che determina anche l'ordine della natura, quindi non è niente di irrazionale o capriccioso. Silver Birch commenta così: loro non capiscono che tutte le leggi del grande spirito sono sempre state in esistenza e lo saranno per sempre. Potete soltanto scoprire nel vostro mondo della materia come operano le leggi, perché attraverso le vostre invenzioni siete diventati capaci di registrare sempre di più le fasi più sottili della vita universale. Ma voi non avete creato niente, avete semplicemente scoperto ciò che era sempre in esistenza. È impossibile che venga creato qualcosa di nuovo, perché tutto quanto fa parte della creazione già esistente. Niente può accadere per contraddire le leggi del grande spirito, perché tutte le leggi già esistono, che conosciate la loro esistenza o meno. Non è necessario per il grande spirito creare leggi nuove, perché già tutte le leggi esistono. Tutto ciò che è necessario per l'universo c'è ora, c'è sempre stato e ci sarà sempre. Il grande spirito, essendo perfetto, ha previsto tutto ciò di cui c'è bisogno in ogni fase dell'esistenza. Altra osservazione contenuta nel rapporto, che dice così: dal punto di vista cristiano, la Bibbia è unica, essendo un documento ispirato di una rivelazione unica. Osservazione di Silver Birch. Quanto buie sono le loro menti, quanto sono sopraffatti nell'inchiostro nero della superstizione, quanto è grosso il muro che li circonda, quanto profondamente sono trincerati dietro la fortezza della superstizione. Da quando il vostro mondo della materia è il mondo della materia, maestri sono venuti per svelare il grande spirito ai suoi figli. Loro hanno parlato la lingua della loro epoca. La rivelazione era adattata ai bisogni dei loro giorni, al paese nel quale hanno vissuto, al grado di crescita e di sviluppo delle persone. Doveva essere dato in modo che venisse capito, non troppo alto, in modo che non fosse fuori dalla loro comprensione. Ma sempre il processo dell'evoluzione è stato in opera, e nella misura che i figli del grande spirito si sono evoluti e sono cresciuti, così nuovi maestri sono venuti, nuovi veggenti, nuovi profeti e nuovi utopisti, ognuno con le proprie visioni, i propri sogni, le proprie profezie, il proprio messaggio, la propria ispirazione, la propria verità, il proprio insegnamento adattato al bisogno dei suoi giorni. Non c'è una fine nella rivelazione, perché il grande spirito è perfetto. La rivelazione di oggi è in linea con la rivelazione di ieri. Noi non denigriamo le verità insegnate dal Nazareno. Il Nazareno non denigrava le verità insegnate da Mosè. E chi verrà dopo di noi nel mondo del domani non denigrerà la verità insegnata da noi oggi. Ma siccome i figli del domani saranno ad uno stadio di evoluzione più alto, la verità che sarà rivelata a loro deve essere più progressiva della verità che è rivelata a voi oggi. Altra osservazione tratta da quel rapporto, che dice così: per il cristiano Cristo è l'unico e il necessario mediatore. L'accesso di Cristo al Padre era diretto. Noi dobbiamo il nostro accesso al Padre attraverso di Lui. Risposta di Silver Birch: no, il grande spirito è dentro di voi. Voi siete il grande spirito. Il regno dei cieli è dentro, ve lo ha insegnato il Nazareno. Quanto poco conoscono dei loro stessi insegnamenti cristiani. Non siete mai separati dal grande spirito, e il grande spirito non è mai separato da voi. Non c'è niente che voi possiate fare, nemmeno un crimine vile che potreste commettere di una così degradante intensità che vi possa separare dal grande spirito. Il legame che vi unisce al grande spirito è indistruttibile e quindi non può essere mai perso.
Voi vi avvicinate al grande spirito direttamente, nella misura che imparate a permettere al grande spirito di esprimersi nelle vostre vite. Ognuno di voi ha una porzione del grande spirito e non avete bisogno di nessuno che stia fra voi e il grande spirito della vita. Questo non era lo scopo del Nazareno. Lui è venuto per insegnare alle persone come vivere le loro vite, in modo che la pienezza del grande spirito possa essere espressa. La teologia è la maledizione del mondo della materia. Mette l'umanità in catene, mette la sua anima in una prigione. Per essere liberato deve imparare a staccarsi da ogni credo limitante e dogma restrittivo e trovare la verità senza impedimenti, che avviene nell'ispirazione spirituale. La mente dell'uomo non può superare l'ispirazione del grande spirito. Quante verità, amici miei, quanti chiarimenti, quanta luce a tutti i nostri dubbi, dubbi che tutti noi a un certo punto della nostra vita abbiamo avuto ed abbiamo espresso più o meno verbalmente, e dubbi ai quali nessun prete è mai stato capace di dare risposta. E vedete com'era semplice, vedete com'è logico l'insegnamento di Silver Birch, in pieno accordo con la logica della logica che io vi ho presentato in quella famosa serie di video che, se non l'avete visti, vi prego di andare a cercare nelle playlist del mio canale. Tanta luce, tanti chiarimenti, e giungono al momento giusto, al momento in cui l'umanità è pronta a ricevere questi insegnamenti. Quindi facciamone tesoro. Domani finirò di leggere questo interessantissimo pezzo degli insegnamenti di Silver Birch, ma per ora ci rivolgiamo ai nostri amatissimi messaggi metafonici, che stamattina sono un po' diversi dal solito, un po' particolari, e adesso lo scopriremo insieme. Intanto iniziamo con una meravigliosa benedizione che i nostri fratelli, che il piano superiore ci manda. Questo graditissimo messaggio che estendo a tutti voi, alle vostre famiglie, prendetelo e portatelo a tutte le persone che amate. Perché vale oro, perché è la benedizione che arriva direttamente dal cielo e non c'è bisogno di nessun intermediario con paramenti sacri per ricevere questa meravigliosa benedizione. Il messaggio è questo: me ti darai benedire da lì. Quindi mi dicono: metti lì, darai questa nostra benedizione per tutti. Loro quindi inviano a tutti voi che ascoltate questi messaggi, a tutti coloro che amate, la loro diretta benedizione, e noi la prendiamo come l'augurio più bello, la speranza più forte che possa invadere la nostra anima e i nostri cuori. Ormai, dopo tantissimi anni che io continuo a portare questi messaggi con gioia, con passione, con dedizione, cercando di fare il meglio che posso, pur nelle mie infinite limitazioni e nei miei infiniti difetti, conosco bene il mio carattere, lo conoscete anche voi ormai, e quindi mi perdonerete se qualche volta inciampo nelle umane sensazioni, nelle umane tentazioni, magari di avere un po' troppa passione in quello che vi espongo. Però volevo dire che ormai, dopo tanti anni, sempre meno gente dubita dell'origine di questi messaggi, anche se comunque qualcuno, qualche novello lettore, è portato a dubitare, è portato a chiedersi: sì, va bene, ma che ne sappiamo? No, sempre perché condizionati dai preti, dalla religione, non si parla coi morti, non si parla. No, Silver Birch ce l'ha chiarito ormai molto abbondantemente. Però ci sono persone che non conoscono gli insegnamenti di Silver Birch e sono rimasti fermi agli insegnamenti delle guide cieche, no? Che guidano i
ciechi, e allora vengono a dubitare, vengono a mettere sempre così il pepe del dubbio, di dire sì, va bene, ma questi messaggi, ma che ne sappiamo, a parte il fatto che dovrebbe bastare proprio l'insegnamento di Cristo per giudicare l'origine di questi messaggi, ovvero quando Gesù ci dice che l'albero si riconosce dai frutti, e mi pare che questi frutti ormai abbiano dato prova di essere frutti dolci e succosi e molto buoni per tutti noi. Però sapete com'è, c'è sempre bisogno di chiarire, e allora in questo prossimo messaggio, con tutta la loro benevolenza e la loro pazienza, i nostri fratelli ci ricordano questo: sentirà dire voce, qua i maestri vi parla. Allora ci dicono: voi sentirete queste voci, ormai le state sentendo da tanto, e in queste voci vi parlano i maestri. Ecco da dove vengono questi messaggi: dai grandi maestri cosmici che attraverso gli angeli, che vengono qui a portare materialmente i loro insegnamenti, inviano le loro parole, inviano i loro meravigliosi insegnamenti. E quindi il mistero ce lo vengono a svelare con questa frase così bella, così chiara. I maestri vi parlano, cari signori, altro che preti, altro che uomini che si sono inventati religioni, credenze, dogmi, che, come vi ha detto Silver Birch, vi tengono in prigione, vi hanno messo in galera l'anima che vuole essere libera, vuole volare, conoscere la verità ed essere più comprensiva e meno restrittiva dei dogmi nei quali vogliono rinchiuderci. E allora eccole qua, i maestri vengono con grande benevolenza in questi tempi e ci vengono a portare la loro straordinaria voce, che a sua volta ci porta i loro straordinari insegnamenti. Ed è ora anche di finirla con questo scandalizzarsi se si parla delle navi di luce, se si parla che le armate celesti arrivano con questi mezzi che la gente chiama UFO. Ma questo è un'abitudine umana, loro non li chiamano così, per loro sono i loro mezzi di luce, per loro sono il loro modo di rendersi visibili su questa terra. Non ne avrebbero bisogno, ve l'ho detto tante volte, se volessero potrebbero presentarsi immediatamente da una parte all'altra dell'universo senza bisogno di nessun mezzo, ma lo fanno per pietà, lo fanno per compassione verso questi poveri uomini che hanno dei concetti così limitati e non riuscirebbero a capire se non riuscissero a dare un concetto umano alle cose. E allora bisogna dargli un mezzo a questi angeli, perché nella nostra mente per spostarsi da un punto all'altro c'è bisogno di un mezzo, e loro con compassione si mostrano dentro questi mezzi di luce. E allora il messaggio straordinario che ci viene ancora una volta a ricordare questo ci dice: senti, la nave si dirige a Civala. Kendilerine dikte edilecek açıklarlar. Allora ci dicono: senti, è più che sentire, guardate, le navi si dirigono verso la terra, le navi delle armate celesti, delle legioni di angeli di cui ci parlava Gesù Cristo, di cui Gesù Cristo parlò a Pietro quando cercò di difenderlo nel giardino del Getsemani, e Gesù gli disse: metti a posto la spada, perché chi di spada ferisce, di spada perirà, e io, se volessi, chiederei al Padre che mi manderebbe subito legioni, un esercito per venire a difendermi. Quindi queste legioni sono gli occupanti di queste straordinarie navi di luce che in questo momento verranno a chiudere il sipario sul mondo vecchio, ad aprire il sipario sul mondo nuovo per la nuova umanità, per gli uomini di buona volontà. E quindi è molto chiaro il messaggio, no? Senti, le navi si dirigono lì e vengono veramente lì, sono veramente le navi
celesti, le navi dei fratelli celesti. Quindi non vi sbalordite, non vi spaventate, non vi scandalizzate, perché lo scandalo nasce dall'ignoranza, nasce dalla superstizione, nasce dal lavaggio di cervello che ci è stato fatto attraverso l'imposizione di credenze, dogmi e superstizioni che non hanno proprio più senso di esistere e devono ormai essere messi da parte velocemente se vogliamo evolvere. E per rafforzare il messaggio che abbiamo appena ascoltato, me ne lasciano subito un altro in cui mi viene chiesto di giurare, addirittura io che poi li vedo, di giurare che io ricevo veramente le loro voci, che li vedo, che ricevo appunto questa conoscenza benedetta di cui non mi sento neanche degna. Quindi mi viene chiesto: giura che tu davvero ricevi tutto questo laggiù e che ce ne sono laggiù, che esistono veramente, giura che è reale l'esistenza non solo di questi mezzi di luce, ma soprattutto di coloro che li occupano, degli angeli che noi chiamiamo angeli, ma sono i nostri fratelli superiori evoluti. E il messaggio ci dice questo: giura e vedi, ricevi laggiù, venera laggiù che esiste. Allora mi dicono: giura che tu vedi, che ricevi laggiù sia i messaggi metafonici sia la visita proprio delle nostre navi che hai potuto vedere e vedi continuamente nei cieli sopra casa tua, e quindi giura tutto questo, fallo presente al tuo prossimo, a coloro che ti seguono, e sappi che laggiù ce ne sono tanti, ce ne sono davvero tantissimi, ce n'era laggiù di mezzi di luce e di navi pronte a intervenire. E siccome noi tutti, ovviamente, umanamente, stiamo attraversando un momento difficile nelle nostre vite, a livello individuale, a livello familiare, a livello sociale, nel nostro ambito lavorativo, no? Perché ovviamente questo comportamento criminale di chi ci governa ha creato delle spaccature che a volte sono veramente insanabili all'interno stesso dei nostri nuclei familiari, perché abbiamo tutti intorno a noi persone che si sono fatte convincere dalla narrativa falsa e bugiarda dei media mainstream, che si sono fatti invadere, diciamo, da questo sistema falso e malato, no? Si sono fatti condizionare. E quindi con queste persone ovviamente si creano, anche così, anche non volendo, degli attriti, perché comunque l'amarezza di vedersi separati su un argomento così fondamentale, importante per ognuno di noi, beh, è tanta. E quindi questo genera in tutti noi un po' di tristezza, un po' di amarezza. È umano, è normale. Io so di coppie in cui tra marito e moglie si sono causate queste spaccature. Magari uno ha accettato il liquido e l'altro assolutamente non lo farà mai e poi mai, quindi si viene a creare una situazione difficile perché si sente inconsciamente che quel liquido è qualcosa che viene presentato quasi come un dio, no? O lo accetti e quindi devi imporre la tua fede in questo nuovo dio, oppure non lo accetti e quindi sei un eretico e quindi sei fuori dalla comunità dei credenti nel dio Vaku Vaku, no? Ecco, quindi questo ci rende le persone tristi, rende le persone depresse, arrabbiate, ma anche proprio tristi. Più che rabbia c'è proprio tristezza, no? Per vedersi così, per vedere questo abisso che ci separa gli uni e gli altri, che si approfondisce ogni giorno di più. E allora loro ci vengono a dire: ma scusate, adesso che sapete che noi siamo qui, che le nostre navi sono qui nei cieli, che siamo pronti a intervenire, ma siete ancora tristi per questo? Ma pensate a questo e cercate di rallegrarvi, cercate di trovare un motivo per essere positivi. E il messaggio è straordinario ed è questo: godi o dai, stai infelice.
E quindi questo fratello, questa sorella, perché mi sembra una voce femminile, mi dice: ma godi, no, invece di essere triste, godi, ma come? Stai ancora lì nella tua infelicità, sei ancora infelice, nonostante tu conosca queste verità straordinarie, nonostante il mondo dello spirito abbia aperto le sue porte davanti ai tuoi occhi, nonostante ti stiamo portando le risposte che da sempre stavi cercando, tu stai ancora lì infelice? Per che cosa? Per questa vita che tanto è destinata a finire, per questa vita che è veramente meno di un battito di ciglia, meno di un respiro di fronte all'eternità che ti aspetta e alla quale il tuo spirito appartiene? Come fai ad essere ancora infelice davanti a tutta questa meraviglia che si schiude ai tuoi occhi, davanti a questa verità luminosa, potente, che cancella tutto il male, tutti i dubbi, tutto il dolore, che vi ripaga di ogni sofferenza? Come fate ad essere ancora infelici? Facciamolo nostro questo appello, facciamola nostra questa domanda: come fate ad essere infelici di fronte a tutto questo? Riappropriamoci di quella gioia francescana semplice che portava San Francesco a lodare il creato per ogni più piccola cosa, per ogni piccola foglia, ogni piccola creatura, ogni piccolo miracolo a cui la natura ci fa assistere, nonostante la bruttezza e l'orrore di questi personaggi che si sono appropriati dell'umanità e del mondo e che intendono soltanto distruggere, intendono soltanto ribellarci contro la meraviglia del Creatore. È un messaggio straordinario. Mettetelo nel vostro cuore, fatelo vostro e tiratelo fuori ogni volta in cui siete tentati di abbandonarvi alla tristezza. E l'ultimo messaggio che voglio farvi ascoltare in questo episodio è un messaggio breve ma molto significativo, molto simpatico anche, perché è un modo per dirci: adesso preparatevi che vedrete un bello spettacolo inaspettato, spettacoli che soltanto al cinema avete visto, solo che adesso li vedrete nella realtà, perché si sta per chiudere un tempo e sta per nascere il tempo nuovo, con veramente effetti pirotecnici, effetti straordinari. Intanto ve lo faccio ascoltare. Mo si vede cinema. Mi si vede cinema. Quindi ci dicono: adesso assisterete a un bel film, assisterete a questo cinema spettacolare che verrà, che ospiterà un film che verrà proiettato a livello cosmico, a livello universale. Quindi prepariamoci, cari amici, ad aspettare e a godere questo spettacolo che si aprirà su un mondo nuovo, solo che stavolta non sarà falso, non sarà il racconto, diciamo, di un regista fantasioso, ma sarà il racconto del vero regista dell'universo, di colui che la realtà la crea per davvero. E quindi noi ci affidiamo con tutta la nostra fiducia, la nostra speranza, la nostra positività, queste comunicazioni che stamattina sono state davvero particolari e straordinarie, ve lo avevo preannunciato prima di farveli ascoltare. E quindi con questa fiducia, con questa speranza di assistere a questo cinema, a questo film meraviglioso, io vi lascio il mio saluto per questa occasione. Sempre grazie a tutti voi, non mancherà mai il mio grazie, e vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! E per aiutare a crescere il mio canale, iscriviti al canale, metti un like al video e condividilo!